Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Questa è la classifica dopo il Gran Premio di ieri sera. Chiaramente non siamo andati a punti, siamo arrivati ai dodicesimi. Trovate la replica comunque su YouTube. Non so se continuerò a mettere le repliche su YouTube, sono sincero. Vediamo un attimo anche come vanno. Vediamo se vale la pena. Vediamo un po' che tempo facciamo. 1:31,7. Siamo sempre lì, eh. Ah, questo era un buon giro, ma abbiamo sbagliato qualcosina. Miglioriamo di poco niente. Possiamo anche tornare ai box. Stavolta abbiamo veramente finito. Torino Spal 0-0. Ah, l'hanno giocata poi Torino Spal. Non era quella che dovevamo rinviare. Ricordiamo Siamo arrivati rapidamente le noni. prime tre Vabbè, come posizioni. prima. Beh, Hamilton, Raikkonen e è Sebastian una Vettel. buona posizione, noni sulla griglia. Buone qualifiche, grande Xandre. Grazie mille, Pier. Quanto pensi di arrivare in gara? Prima dicevo che vorrei arrivare almeno ottavo, almeno. Questo è l'obiettivo che mi do. Non ho visto neanche se abbiamo, se la scuderia ci ha dato un obiettivo. Il mio obiettivo è arrivare almeno ottavo. A maggior ragione, visto che partiamo comunque in nona posizione, siamo lì. Se non faccio cazzate, questa può essere una buona gara. Sì, confermo, è Gasly che prenderà il posto di Ricciardo, già ufficiale. Occhio alla prima curva, Xander che frenano molto. Aspetta un attimo, magari per non rischiare. Grazie, Matteo. Sì, dovrò fare molta attenzione perché adesso sono proprio nella pancia del gruppone. Sarà molto tosta la prima gara, la prima curva soprattutto. Allora, la strategia di gara. Sicuramente è una sosta. Magari la facciamo al quinto giro, eh. La facciamo al quinto giro. Ansia, 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 dai. Ci siamo. Si spegnevano più. Non siamo partiti male però stavolta, a differenza dell'altro Gran Premio, insomma. Insomma. Chi è entrato all'interno? È una Renault. Non ci sto capendo nulla, ma alla fine siamo usciti abbastanza bene. C'è Bottas qui di fianco, c'è Alonso davanti. Occhio a questa curva. Occhio che sto incastratissimo. Lasciamo passare Bottas, lo incrociamo. Proviamo attacco qui in fondo. È buona, è buona, è buona. Sono passato benissimo su Bottas. È stata una partenza molto buona, eh. Non era fa... Ahia, qui ho tagliato un po'. Più che altro sono decollato sul cordolo. Siamo quinti, ragazzi. È stata una grandissima partenza, però tenere dietro Bottas sarà complicatissimo. Andiamo di esterno. Sono andato lungo. Devo concentrarmi su quello davanti, non su quello dietro. Che sennò non guido tranquillo. Poi tanto Bottas passerà perché è impossibile tenerlo lì dietro. Qui sarà dura, non abbiamo proprio il motore per tenerli dietro questi qua. Ecco, infatti Bottas che arriva, ma arriva anche Ricciardo. Passa Bottas che si prende l'interno, ma non chiudermi all'esterno però. Staccatona. E resto davanti, ragazzi, ho fatto una staccata clamorosa. Mischiato parecchio, eh. Un attimo mi ripassa adesso. Qui pure tiriamo una staccata molto lunga e rimaniamo però davanti. Però sto guidando malissimo. Manteniamo la quinta anche se Alonso lì davanti sta andando via. È dura però con Bottas e Ricciardo qui dietro, anche perché c'è un rettilineo molto molto lungo in questo circuito. Tanto Magnussen è fuori dalla gara. Niente, siamo al completamento del secondo giro e per ora teniamo botta. Anzi, teniamo Bottas per fare il battutone, eccolo che va. Stavolta va. Stavolta
Stavolta mi sa che va pure Ricciardo. Si infila anche Ricciardo. Sandwich, attenzione. Non ci siamo in tre su sta curva. Non ci stiamo in tre. Ricciardo mi chiude, ma forse siamo lì, eh. Forse siamo lì. Mamma mia, ragazzi. Come sto guidando? Adesso sarà lotta una botta a Ricciardo. È l'occasione buona per mettere un po' di gap. Senza fare ste cazzate, magari. Però sì, stanno lottando, si stanno rallentando parecchio lì dietro. Se io mi metto a guidare un attimo tranquillo, adesso c'è Ricciardo dietro. Bella, questa l'ho fatta bene. Ecco, perderò l'aderenza, per quale motivo? Strategia alternativa, mi fermo al quinto giro. Stavolta Ricciardo mi passa, però Ricciardo è vicinissimo, stavolta passerà sicuramente. Poi bisogna vedere giù la staccata chi resta davanti. Bottas è più staccato, Ricciardo qui mi passa. Gli lascio l'esterno, però provo a lasciargli l'esterno. Ruota a ruota, se arriva la staccata ruota a ruota sono all'interno e resto dentro. Occhio a Bottas. Difendiamo ancora con le unghie e con i denti questo quinto posto. Alonso intanto è andato via. No. Presa malissimo sta curva. Già prima l'avevo presa male. La paura di prendere larghe e tendo a stringerle. Occhio, occhio. Oh no, 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 ho perso. Perso il retro qui sul cordolo. Ne approfittano tutti e due, adesso sono in mezzo a loro due. Porca miseria. Togliti. Non l'ho fatta apposta. Non c'era spazio. No, non di nuovo. Guarda che bastardo Bottas. Mamma mia ragazzi, ma che cosa stiamo facendo? Cioè, non dovevo di vedere realista cosa. Bottas mi ha toccato, mi ha messo di traverso e ho fatto veramente un drift. Ma sono ancora lì, sono ancora lì. Sono ancora lì, non volevo toccarlo qui Ricciardo, non l'ho fatto apposta. Però alla fine loro si fermano e io vado. Non devo riparare l'ala, mi raccomando, eh. Arrivare da Noala no. Qualcuno è andato lungo. Uff, ovviamente possiamo stare un giro tranquilli. Anche se questo giro poi toccherà a noi. Sainz è accanito, eh? Occhio a Sainz che va più veloce di quelli dietro. E forse è anche inutile stare qui a lottare con Sainz. Lasciamolo passare. Lasciamolo passare, tanto devo fermarmi. Quindi se adesso sul rettilineo mi si affiancherà di nuovo, non opporrò resistenza. Qui però c'hanno tutti il DRS adesso dietro. No, no, no. Ok. Sì, lo so. Sainz, tanto passi lo stesso perché devo rientrare. Senza che hai fretta. Vabbè. Non volevo Sainz, mi spiace. Ok. Allora.
Vediamo. L'ala non la riparo perché il danno sembra lieve, quindi non c'è bisogno di perdere tempo a riparare anche l'ala. Cambio gomme veloce e via che si riparte con le soft, dai. Vediamo come rientriamo, Vediamo Verstappen indietro intanto, questo è già importante. Anche se sarà difficile tenercelo. Passa Bottas e passa Ricciardo, niente. Cioè siamo giusti. Ma che uscita di box è questa? Scusate ragazzi, non la controllavo mica la macchina. Sono uscito sparatissimo. Niente, però comunque Bottas sarà meglio perché con la strategia di box ci hanno fregato. Sì, a Bottas che Ricciardo sono usciti davanti. Adesso dovrò provare a prendermi la posizione in pista. Su Bottas è impossibile, su Ricciardo dovrò tenerla. Oh, male, male. Malissimo, via, passano le Red Bull sicuramente qui. Passa Ricciardo, occhio a questa curva. Occhio qui in fondo. Siamo dentro, bene. E adesso sarà tutta così fino alla fine, temo. Bisognerà difendersi da Red Bull. Peccato per Bottas che alla fine dopo la sosta box è uscito davanti. E ormai non lo prendiamo più. Ecco, ovviamente ha proprio un altro passo il finlandese della Mercedes. Tanto qui rientra un po' di gente. Vediamo alla fine in che posizione sbuchiamo. Ma Verstappen sarà difficilissimo tenerlo. Diamogli anche a lui l'esterno, ma va troppo più veloce. No, no, chi è questo? Oddio, Van Dorn. Van Dorn, come sei messo male? Che brutta uscita. Che brutta uscita dai box. Adesso abbiamo Van Dorn qui attaccato. Piano, Van Dorn, piano con sta pancia della macchina. Come facciamo con Van Dorn qui? Incrociamo. Io non so se si sono fermati tutti, ma siamo decimi, Abbiamo perso un sacco di posizioni. Adesso non so se deve fermarsi ancora qualcuno davanti, credo di sì, però. Tra l'altro prendere Van Dorn non sarà facile, perché Alonso prima con la stessa macchina era scappato. E non sto guidando granché bene, Infatti Van Dorn se ne sta andando lentamente via. Qui bisognerà difendersi di nuovo dall'attacco di Verstappen. Noi come sempre gli lasciamo l'esterno. Stavolta parte come un missile, arriva anche Sainz. Mi butto dentro. Troppo al limite, ma stavolta è passato Verstappen, niente. Cediamo la posizione anche a Verstappen, che va molto più veloce ovviamente. E ci andrà lui a prendere Van Dorn a sto punto. Siamo in ottava posizione, quello che d'altronde era il mio obiettivo, quindi se le cose stanno così non mi lamento neanche troppo. Peccato giusto per come stava gestita un po' la sosta in box, perché alla fine ho perso delle posizioni nel fare la sosta. Forse me la sono studiata un po' male, forse era meglio anticiparla un po'. Comunque occhio perché, oddio, occhio perché pure Sainz dietro non è... Non è tenero, Tanto Verstappen sta andando a prendere Van Dorn. Speriamo che il duello possa rallentarli un po'. Ecco lì, è tenta il sorpasso Verstappen. Appunto, l'ha vista anche abbastanza complicato, l'avrebbe superato agevolmente nel rettilineo.
Sainz è un po' lontano, ma probabilmente mi riprende. Sì, perché va molto più veloce da Renault. Eccola lì, arriva sparato. Si prende l'interno. Ho allungato troppo la frenata. Ce l'ho fatta però a tenerla. Ce l'ho fatta. Intanto Verstappen è passato anche su Van Dorn. A questo punto la sosta l'hanno fatta tutti, quindi siamo ottavi. E probabilmente se cambieranno le posizioni, cambieranno in pista. Abbiamo perso sostanzialmente due posizioni con la sosta ai box. Considerando che quella con Verstappen l'abbiamo persa in pista. Lui continua a sbagliare sta curva. No, Sainz, non mi toccare. Un po' scorretto. Qui Sainz, l'ho presa male, l'ho presa male, l'ho presa male. Vabbè, gliel'ho restituita. Gli ho restituita, d'altronde mi ha dato una botta prima. Ok, adesso sembra un po' distante, ma comunque una distanza che non mi lascia tranquillo perché una distanza che Sainz colmerà tranquillamente, quindi è rettilineo. Il suo motore Renault è nettamente più potente. Eccolo che arriva. Stavolta gli lasciamo l'interno, però se arriva. No, forse non arriva stavolta. Anzi, dai, stavolta non ci ha preso Sainz. Perché si sta formando un trenino dietro. Si sta formando un vero e proprio trenino capitanato proprio da Sainz. Questi non aspettano altro che faccio un piccolo errore per passare tutti quanti. Stavolta Sainz è molto vicino, molto più di prima. Sì, molto più prima, stavolta passa. Non riusciremo a tenere la posizione probabilmente. Ci riaccodiamo, arriva anche Leclerc. Attenzione però qui alla staccata che siamo ancora all'interno. È passato. No, attenzione però, incrocio di traiettoria. Passiamo noi di nuovo. Altra grande manovra qui. Occhio dietro Leclerc che è in mezzo alle due Renault. Si prospettano tre giri di fuoco. Ah, peccato per Leclerc che ha un problema, stava facendo una grande gara. Quindi lascia strada alle due Renault. Adesso vorranno venire a prendermi. Eccoli qua, Sainz e Hülkenberg. Sarà un finale tosto, ragazzi, non si può mollare un attimo, non si può abbassare la concentrazione qui. Ok, Sainz è lontano. Forse per questo giro riusciamo ancora a stare tranquilli, vediamo. Affrontava perfettamente l'ultima curva, sì. Anzi, adesso sono in lotta tra di loro, i due Renault. Magari questo li rallenta un po'. Ecco lì Hülkenberg che tenta il sorpasso sul compagno di squadra, guardiamo avanti però. Qui c'è un'altra staccatona da preparare, eccola.
Perfetto, perfetto. Li teniamo lì, li teniamo lì. Ecco, ti pareva, motore in cattivo stato, previsto un calo della potenza. Questo non ci voleva. Adesso bisognerà imparare anche a gestire bene i pezzi del motore. Hülkenberg è passato, adesso abbiamo Hülkenberg dietro. Ah. Occhio. Si sta avvicinando Hülkenberg, va più veloce di Sainz, attenzione. Vettel ha un problema e rallenta, la cosa a noi non ci interessa, però attenzione a Hülkenberg su questo rettilineo, gli diamo come sempre l'esterno. Occhio perché si infila anche Sainz, rischiamo di perdere due posizioni. Oddio! Tiriamo la staccata lunga, sempre all'interno, sempre bene, però attenzione alla controcurva. Infatti, la gommata di Hülkenberg, che però resta dietro. Mi ruento Hülkenberg. Per fortuna siamo rimasti in pista. Sarà un finale al cardiopalma con Silvio qua dietro. Non benissimo sta curva. Sono salito sul cordolo, occhio. Ne ha di più, ne ha di più Hülkenberg. Anche perché il nostro motore sta perdendo potenza ogni giro che passa. Attenzione che si infila in curva addirittura. Occhio. Qui, mamma mia che rischio. Stavolta riproveranno sicuramente l'attacco e ho paura che stavolta lo porteranno a termine perché sono veramente vicinissimi. Sì, stavolta sono proprio attaccati. Evitiamo di concedergli la scia. Tanto passa lo stesso. Passa lo stesso, ma siamo all'ultimo giro. È passato Hülkenberg. Proviamo a staccare di nuovo lungo all'interno, ci siamo, ci siamo. Siamo ancora dentro, occhio qui però, occhio qui, occhio qui, non concede niente Hülkenberg, ma neanche noi, siamo sempre lì. Però attenzione perché sono attaccati, sarà lotta vera fino alla fine. In tre per una posizione, che è l'ottavo posto. Adesso Sainz attacca il compagno di squadra. Ottimo, sono uscito bene, qui ho preso qualche metro, dai. Vuoi respirare la mia Toro Rosso. Dietro arrivano intanto anche le Force India. Occhio qui, occhio qui. Perfetta. Attenzione perché vanno sempre il DRS. Fuochi d'artificio intanto perché Hamilton vince la corsa. Manca una curva ragazzi, Hülkenberg è attaccatissimo, io ho una paura che sul rettilineo mi freghi. Ho veramente paura e temo che succederà. Speravo di arrivare con un po' più di distacco. Non ce la faccio, bisognerà fare un po' d'ostruzione. Dai, sì, 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 mamma mia, veramente di poco. Che fatica ragazzi, che fatica. Che sofferenza. Nervi tesi fino alla fine. Adesso vengo a leggervi.
ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio eccellente. Ci sono le rosse dietro a Lewis Hamilton sul podio. Eccola qua la macchina che ha vinto il gran premio. Inquadrato Lewis Hamilton che vince il gran premio del Bahrain. E per la prima volta siamo andati a punti, però questo è molto molto importante. Questo è molto molto importante. Un grande ottavo posto, bravo Xander, grazie. Simo. Sì, è un nick scritto in verdino, fatico a leggerlo. Grande Xander, l'obiettivo dei tre punti raggiunto, è vero, tra l'altro l'avevo detto inizio live, più o meno 2 ore fa, che il mio obiettivo per questa gara era arrivare ottavo. Detto fatto. Luca Filippi. Io vorrei rivedermi insieme a voi, se siete d'accordo, prima di chiudere il replay di questi due giri, perché dei primi due giri, perché ci sono stati momenti veramente clamorosi. C'è stato un momento in cui ho fatto una curva di traverso che manco con una macchina da rally si fa, e sono rimasto lì quando ero in lotta con, non mi ricordo manco con chi. Parte già qui la partenza, guardate che casino. Ce la siamo cavata, siamo stati anche un po' fortunati, perché mezzo a quel gruppone un attimo che ti toccano e ti giri. Invece per fortuna è andato tutto bene, pezzi che volavano lì dietro. Mi ha detto anche che abbiamo poi condotto la gara, quasi tutta la gara, con una danneggiata, ma non era danneggiata in maniera grave, quindi ci può stare. Qui è andato un po' lungo io, sì. E infatti mi avevano ripreso, mi sa che è questo giro. Vediamocelo fino alla fine questo giro. Qui è partito il pezzo dell'ala. E poi qui ruota a ruota con... chi era poi? Era Ricciardo. Ecco, qui vedete, mi gira... Guardate che roba. Qui Bottas mi tocca, mi aggancia la ruota posteriore. Mi gira. Guardate che cosa abbiamo fatto qua. L'ho tenuta e sono rimasto dentro. Bellissimo. Voglio rivederlo ancora. Fantastico. Abbiamo rischiato la collisione. Anzi, c'è stato un piccolo tocco anche con la Red Bull. Fortuna siamo rimasti dentro e siamo rimasti in gara. Vabbè. Ragazzi, io vi ringrazio perché siete stati tanti anche stasera, sempre sulla ventina. Come detto, nelle prossime serate eviterò di fare anche le prove libere, faremo direttamente qualifiche gare, in modo da rendere un po' la live un po' più interessante anche per voi. Mi rendo conto che magari le prove libere sono molto lente. Detto ciò, io vi ringrazio, appuntamento alla prossima live, quindi prossimo Gran Premio, che dovrebbe essere la Cina. Non so esattamente quando, comunque sempre una di queste serie di settimana, come sempre lo faccio sapere da Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, cosa fondamentale per rimanere aggiornati su quando faccio le live. Ovviamente mi chiamo XanderGamer90 su Instagram, semplicissimo, basta che scrivete, mi trovate subito. Detto ciò, è veramente tutto. Buonanotte e ci vediamo tra qualche giorno con il Gran Premio della Cina.